mi devi aiutare a fare una roba. Volentieri. Se siete d'accordo anche voi, perché siamo tutti protagonisti. Se non è troppo... No, è semplice. Allora, io ti manderei, ti spiego cosa succede. Ecco, un sacco di gente mi manderebbe che... Mia moglie ogni tanto mi manda. Abbiamo la Nespecti Star, nel senso che abbiamo una persona che fa un ruolo nella vita normale, uno studente, un ragazzo di 19 anni, si chiama Andrea, l'abbiamo mandato dietro le quinte, l'abbiamo convocato qua come se lui dovesse fare un'audizione per un provino di Colorado. In realtà lui è un cantante che il suo sogno è esibirsi sul palco. Allora tu secondo me devi interpretare colui che è il direttore artistico di Colorado. Sì. E devi andare di là e dirgli, ma scusa, ma tu sei qua per il provino di Colorado. Però tu gli direi, ma no, guarda... C'è un errore, probabilmente verrai che, adesso vedrai che verrà qualcuno e ti dirà che c'è un errore. Eh sì. Complicato il discorso, ce la fai? No, no, ce la faccio. Sto attento perché non vorrei, capito, perdermi neanche una sillaba. Va bene, allora... Sei talmente un bell'uomo che... Intanto lo microfoniamo e mettiamo il fuoco. Ora noi ti microfoniamo con l'auricolare. Sì. Questo qua va messo dove meglio te lo senti. In orecchio. Anche perché ma deve sentire, no? Ma se uno sente meglio da un'altra parte... Ma da dove vuoi che senta? Ah, ok. Facciamo le prove. Ti senti? Da qua sì, siamo troppo vicini. Allora, mettete in frequenza 86942. Meglio? Perfetto, sento. Allora, man mano che tu vai di là, io... Sì, c'è un percorso da fare. Il giornale. Salutiamolo, grazie Andre. Dopo torna. Ci squintiamo, come si usa dire in termini, e di là c'è il nostro Andrea che poi arriva dalle 5:10 che è lì. Mi senti, Giaco? Fai così con la testa, fai sì con la testa. Perfetto. Sta accendendo il fuoco, vedi? Si chiama Andrea lui, come noi. Eccolo. Buonasera, tanto piacere. Piacere Andrea. Sono Giuseppe Giacobasti. Se mi senti, no, mettiti due dita nel naso, se mi senti. Allora, ti chiami? Andrea. Già, è un bel nome, partiamo già bene. E che pezzo porti questa sera? Ho preparato una decina di canzoni. Posso decidere con cosa iniziare un pezzo? Walk All Away, di Charlie Puth. Walk All Away, può essere anche buono. Però, cioè, non so se te l'hanno detto, qui a Colorado il provino era per un pezzo comico. Cioè, la interpreti in maniera comica o... No, immagino. No. Io sono un cantante. Un cantante. Canto. Giovane però, quanti anni hai? 19. E questa grande passione della musica straordinaria. E non hai pensato di voler fare qualcos'altro nella vita? No. No? No. Vivi per questo? Non c'è qualcuno che ti ha detto magari potremmo anche mollare, evitare? No, in realtà no. Tutti uniti? Beh, è bello questo. Sì, ho i miei genitori che mi sostengono ovviamente, però sono in primis io in prima persona a dire no, questo è quello che voglio fare, che mi piace fare. Andre, se mi senti, nonostante magari il tuo orologio, magari portatelo sull'altro polso. Potrebbe esserci spazio anche per me, forse, un po'. Penso di sì, può essere probabile. Il mondo della musica oggi è un mondo abbastanza duro, devo essere sincero. E adesso riportalo dall'altro polso. Come posso dirti? Secondo me, adesso niente, io adesso vado a sentire a chiarire un attimo la questione, perché questo è un provino, io devo giudicare un comico, quindi mi viene anche difficile. Però comunque, guarda, davvero. Intanto grazie di essere venuto, tanto per incominciare, grazie di essere presentato, e poi comunque continua a coltivare la passione, perché un'occasione, un palco se lo meritano tutti. Quindi forza, coraggio, credici. Arrivo, ci vediamo. Andre, se mi senti, allacciati la camicia e toccati le palle. Andre, se mi senti, mandami a fanculo. Sì, ho capito. Andrea, c'era la mamma preoccupatissima che sì, guardava la... Ma tantissimo. Possiamo fare un applauso alla mamma che era... Signori, Andrea Giacobasti! Non sapevo... Poi glielo dite che... Cioè... Ma no, non glielo diciamo. Allora, ma siete Andre... bastardi, che la figura la faccio io. Andre, grazie di essere stato sempre voi, con noi. Voi. Grazie mille. È stato un piacere che tu sia sempre stato con noi. No, Andrea, è la prima volta che vieni. È la prima volta. No, io ero dietro, ho sempre stato con voi. Allora, ciao, tante belle cose. Grazie, ci vediamo poi. Al Teatro Nazionale, anche lui, come me. Ciao Andrea, grazie. Sotto il sole.